Cendali, che era qui poc'anzi, Gregorio Scalise e altri. Aspettiamo ancora un po'. No? Allora in sala ci sono Georges Mathé, grande scienziato della medicina, Christos Passadeos, greco d'Egitto, divenuto francese, professore a Parigi 1, adesso non sbagliamo più, e la figliuola, no? Poi Silvano Zoi, lo scrittore, e di Arezzo, no? E cioè internazionale, no? Perché è toscano, è internazionale. Poi Alexander Kushner, Alexei Hartsov, Francesco De Aloisio, ha scritto due libri, forse chissà che ne facciamo qualche altro. Ecco, Cendali, qua. Metta qua, per avere un paesaggio internazionale. Io ho incontrato cinesi a New York, cinesi a Tokyo, cinesi a Milano, cinesi a Parigi, cinesi a Mosca, cinesi a Londra, dappertutto mi dicevano, io sono un allievo di Cendali, un allievo di Cendali. Tutti erano allievi di Cendali, cioè lui, cioè perché lui rappresenta gli scrittori, gli artisti, e i poeti, no, della Cina, ed è un maestro in Cina, un grandissimo maestro. Io ritengo che ho sentito anche alcuni amici di Stoccolma e lui si è candidato al Nobel per la Cina, non ha sentito neanche, però poi glielo spiego, è una confidenza che ho ricevuto a Stoccolma. Allora poi è ancora nella sala, no? Antimo Negri, grandissimo filosofo. Sì, sì, vabbè, poi spiegherà lui in che senso, spiegherà lui in che modo. E poi Ernesto Battistella, logico matematico, uscirà nel mese di giugno il libro Logica matematica, industria della parola, il secondo rinascimento in America Latina. Poi poi ci sono altri qui. C'è arrivato stamattina qui alla mia sinistra Silvio Ceccato, è arrivato puntualissimo, il quale sta scrivendo un libro, è già arrivato a 4/5, esatto, quindi ormai lo concludiamo, uscirà alla rentrée, no? A settembre, ed è un libro importante. Alexander Kushner, due poeti insomma a te. Due poeti, poeti chinois e poeti di San Petersburgo. Allora, Alexander Kushner aveva formé une équipe avec Brodsky a San Petersburgo. C'était les deux les plus connus sur le plan international. Brodsky a consacré beaucoup d'articles sur lui. E allora, il è un gran poeta, très important. Nous préparons un livre, un recueil de poèmes d'Alexander Kushner. Il y a le livre finalement da Bella Madulina, pour lequel nous avons mis 5 ans pour la traduction. Parce que traduire des poèmes n'est pas la même chose que traduire des essais. Allora, noi abbiamo messo beaucoup de temps, 5 ans, per traduire Bella Camadurina, e il libro di Bella Camadurina va a apparire maintenant. E alla rentrée, donc, il libro d'Alexander Kushner, ce sera, c'était recueil, toujours, de poèmes. E donc, il est à ce moment. Alexander Kushner e Bella Madulina sono le due poeti che hanno riuscito
le più connue della planeta. Allora, nous sommes très heureux de publier le livre ce livre-là, ce recueil-là. Et Alexander Kouchner était impressionné pour le temps que nous avons mis à faire la traduction. Mais traduire la poésie n'est pas la même chose, je disais tout à l'heure, que traduire des textes philosophiques, ou des essais politiques, ou des livres des journalistes. C'est tout autre chose. Il faut énormément de temps, il faut travailler sur chaque mot, et sur le syntagme, sur la phrase, sur la structure, sur le pragme linguistique. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et alors le résultat, je pense, sera important. Important pour l'Italie, parce que traduire un livre de recueil de poèmes, c'est quelque chose qui reste en Italie, qui reste dans les années qui viennent. Donc, les poèmes d'Alexander Kouchner seront lus dans 500 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans, dans 3000 ans, et alors cette traduction est importante. Il fallait donc mettre 4 ans ou 5 ans. Nous allons faire quelque chose de semblable pour Stendhal. Stendhal, donc, qui est poète et romancier, qui a consacré des articles, des poèmes, des nouvelles à cette villa Saint-Charles-Borromée et aux événements auxquels lui a participé. Alors, il est venu exprès de Pékin, comme Alexander Kouchner. Avec sa femme n'est pas là aujourd'hui en ce moment, mais elle viendra, et est venue de Saint-Pétersbourg. Ça va pas? Ok. Bonjour. Dans l'après-midi, vous avez évoqué, donc, Monsieur Grishin, non? Il prépare de très belles choses, non, entre l'Italie et la Russie. Allora, a fine d'après-midi, Yuri Karloff va arrivare. Yuri Karloff. Ah, sì, mi ero dimenticato, pensavo stessi parlando in italiano. Allora, vi avevo detto che c'erano stati lettere, telegrammi di molte persone, dal nuovo governo, molti ministri. Vedete Giorgio Napolitano, Livia Turco, Edo Ronchi, Michele Pinto, Veltroni, insomma molti esponenti. Poi del Polo anche Silvio Berlusconi. E poi della Fiat una lunga lettera di Cesare Romiti, insomma di moltissimi. Poi di Mediobanca, di le banche principali d'Italia. Questo e i capi di Stato di vari paesi. E poi moltissime industrie italiane di primissimo piano. Ecco, anche il sottosegretario di Stato del Commercio Estero, Mario D'Urso. Sono moltissime persone. Sono lettere articolate, questa di Cesare Romiti, molto bene articolata, scritta per. Ma non. Ecco. Presidente. Molti presidenti di banca. Presidente dell'IRI. Il presidente della Regione Lombardia. Formigoni. Presidente di Telecom, invece aspettiamo Ernesto Pascale, Banca
Banca Popolare Emilia Romagna, insomma moltissime banche. Ah, Crizia. Questo con Nikita Mikhalkov abbiamo detto qual è il programma importante, quindi c'è una lettera di Nikita Mikhalkov, una lettera del sindaco di Mosca. Il sindaco di Mosca sarebbe dovuto venire, aveva tutto un programma dettagliato con la moglie, con le guardie del corpo, avevamo organizzato una serie di cose, se non che pare che la situazione sia un po' più tesa per coloro che devono essere eletti, no? E io penso che dopo l'esperienza di San Pietroburgo e Sobchak, però a me pare che Ljubčíkov sarà eletto, no? Sarà eletto. Io penso proprio di sì, che sarà eletto sindaco di Mosca, cioè, gode di un prestigio nazionale, internazionale, importantissimo, ha restaurato, rinnovato, ricostruito Mosca, e per due terzi è stata restaurata e ricostruita, per un terzo è un cantiere, sta facendo cose straordinarie. Ecco, invece molto più incerta la situazione per Sobchak, come ci ha spiegato, che pure è un amico, ma insomma è incerta la situazione. Non sappiamo chi andrà, chi vincerà, forse Jacob, a meno che non ci siano alleanze dell'ultimo momento, a meno che non ci sia una riduzione dell'astensionismo, perché c'è stato solo il 50% hanno votato, quindi pochissimi. In Italia corrono tutti a votare, soprattutto nel nord, è una città molto democratica come San Pietroburgo, molto diciamo liberale democratica, no? Eppure il 50% sono andati a votare, solo il 50%. In Argentina quanti vanno a votare? Pochi. 70%. Beh, 70% è già diverso. Ecco, allora a ogni modo c'è moltissima amicizia e simpatia e stima attorno alla nostra intrapresa, e telefonate numerosissime sono arrivate alla segreteria anche ieri e l'altro ieri, e mi sembra che quindi proceda con i migliori auspici. E abbiamo fatto un fascicolo apposito della casa editrice Spiralivelle, che ciascuno di voi può ritirare perché l'abbiamo fatto apposta per voi e per altri. È un fascicolo apposta per la villa e per questa iniziativa. E questo sarà molto diffuso anche nelle librerie, perché c'è il catalogo della casa editrice, quindi i libri che sono stati pubblicati. Purtroppo fare cultura in Italia è molto difficile, come in ogni paese, e i libri di cultura, i libri importanti si vendono pochissimo, ma non bisogna neanche meravigliarsi troppo, è stato sempre così. I libri seri, i libri che si sono tramandati nei secoli, quando sorgevano si leggevano poco, non bisogna credere che fossero subito dei best seller, perché c'è un grandissimo scarto linguistico tra il libro culturale nel momento in cui esce e l'epoca nella quale esce. C'è uno scarto linguistico, e comunque c'è uno scarto linguistico per noi ancora rispetto al libro di Dante, quindi figurarsi quanto fosse questo scarto nella sua epoca. È diventato importante man mano, nei secoli, no? E Borges diceva che non c'è contemporaneità, non esiste la sincronicità, ci sono poeti che non si conoscono nella loro epoca, scrittori che non si conoscono, ricercatori, e poi sono ritrovati man mano, no? Riconosciuti durante periodi successivi. Ecco, salutiamo anche quindi Ernesto Battistella, no? Che ieri ha fatto alcune domande, che è intervenuto, no? Ogni tanto, e che interverrà ancora, poi farà la sua esposizione.
Silvano Zoi è arrivato ieri sera, no? E benissimo. Chi c'era qui? Qualcuno, no? Che è andato? Ah, ecco, non funzionava quell'apparecchio lì. Bene, c'è anche il professor Bartolomei che è arrivato adesso. Ecco, lui ha fatto un libro straordinario, veramente straordinario, che è un romanzo vero e proprio. A un certo punto, leggendolo, io avrei voluto forse, avevo pensato di farlo come saggio. Però lui si era consultato con gli avvocati, ha modificato i nomi, non so se anche qualche nome di città, insomma, vari nomi ha modificato, in modo da dire cose effettive, ma dentro un romanzo. Però è un vero romanzo, comunque. Ed è un romanzo di cose che sono accadute. È un caso di ordinaria ingiustizia, no? E di ordinaria e raccapricciante ingiustizia. È un caso però anche in questo caso letterario, è un caso culturale, è un libro molto importante. C'è chi si interessa di parlarne a tutti i livelli. E adesso io ho invitato anche il professor Bartolomei a aderire a queste iniziative, no? Perché di questo libro si possa parlare. Io l'ho presentato a molte persone che si interessano a questi casi, no? Ai casi più clamorosi. C'è anche un libro che ci è arrivato già. Ah, ecco, in parte ci è arrivato già, no? Di Giancarlo Lehner, vero, Azov? Intorno a Kaneschi, il medico Kaneschi. Noi adesso lo leggiamo. Anche lì ha preferito la forma romanzo per alcune ragioni. Comunque noi lo leggeremo, lo faremo leggere anche a degli avvocati. Qui in Italia bisogna essere super prudenti, solo per verificare, no? Anche rispetto all'autore stesso, no? Che possa essere tranquillo. E comunque, abbiamo avuto anche un libro di Golpe dei Giudici di Mauro Mellini e il libro anche Toghe Padrone, Mani Pulite, Andate e Ritorno. Per il libro Toghe Padrone c'è stata una denuncia per diffamazione, no, cos'è? Querela? Querela, no? Si chiama querela per diffamazione da parte del Tribunale di Napoli, della Procura di Napoli. È strano perché l'articolo incluso nel libro era stato già pubblicato nella rivista La Giustizia Giusta, Giustizia Giusta. Invece sono venuti per recapitare qualcosa da Macerata alla casa editrice, non sappiamo che documento fosse, siccome hanno sbagliato l'intestazione. Noi non abbiamo preso perché hanno sbagliato l'intestazione. La nostra si chiama Spiralivelle SRL, e invece loro hanno scritto sopra la casa editrice Spirali. Allora, ma non sappiamo neanche se venisse da chi venisse. Comunque, siccome poi non hanno insistito, riteniamo che non sia seguito niente. Si sono limitati a sbagliare l'indirizzo, a sbagliare, diciamo, l'intestazione. Non potevamo leggere perché è venuto qualcuno. È venuto qualcuno e c'era una formulazione tale per cui non esisteva quell'indirizzo, quella cosa lì. Abbiamo fatto per. Non doveva essere Macerata, Macerata era. Macerata. C'era scritto Macerata da qualche parte, o provincia di Macerata. Ah, forse Ancona. Forse Macerata però. Non c'entra niente. Allora forse Ancona. Può darsi.
Sì, però non è seguito nulla, perché sarebbe stato semplice inviare, trovare la ragione sociale, trovare e mandare quindi secondo l'intestazione giusta. Spirale Velle e SRL. Lei non ha ricevuto nulla, quindi. E allora, vede che si sono arresi. Sì, è passato molto tempo, sono passati 3-4 mesi. Subito. Di più di 4 mesi. Quando è uscito il libro? E allora, da gennaio. Quindi. Niente. Meglio così, no? Allora, eccoci. Dunque, tu hai molta fretta, devi andare via subito? No, stai qui un minuto con noi? Ecco. Allora, sentiamo, cominciamo con un poeta, no? Poeta Alexander Kushner. L'ho già presentato prima. Ecco, il microfono. Se c'è un apparecchio, vorrei, perché lui parla in russo, noi capiamo i due terzi, ma preferiamo anche seguire. Dove vai? De Aloisio. Ah sì, prendete gli apparecchi per seguire. Dove li prendete gli apparecchi? Ah, ecco. Anche per Silvio, per favore. Otto poesie, perché c'è stato fatto un livre de Bella che Madonnina a Roma, beaucoup de fautes, erreur, terrible, faire attention, traduction. Oui, est-ce que c'est correct? Faut savoir ça. Leggiamo. Allora, ci sono otto poesie di Alexander Kushner pubblicate nell'Almanacco dello Specchio di Arnoldo Mondadori Editore a cura di Marco Forti. Queste otto poesie non sappiamo che traduzione abbiano, non sappiamo quindi, non e comunque Giovanna Spendel, che noi conosciamo, ha fatto delle prove con noi. Di traduzione, non è russa, Giovanna Spendel. Quindi noi non siamo sicuri di questa traduzione perché abbiamo fatto delle prove. Lei una volta ha fatto qualcosa per noi, abbiamo dovuto correggere, ricorreggere. E questo è il problema. Il fatto di essere polacca non assicura che la traduzione sia buona, dal russo, dico. Io non so come sa, ci sono polacchi che certamente conoscono il russo benissimo, ma ce ne sono alcuni che forse non tanto. Poi bisogna conoscere anche benissimo l'italiano per tradurre in italiano. Ma insomma, possiamo provare a leggerne qualcuna. Quale vuole che leggiamo? Alexander, vuole che leggiamo una poesia? Leggiamo una? Tauride. Questa. Ecco, mentre voi mettete gli apparecchi, leggo una poesia, no? Quale è questa, no? Breve, questa qui? Perfetto. Dal volume I sogni diurni. I sogni diurni, i sogni diurni, di giorno. La poesia è così in italiano. Secondo la traduzione di Giovanna Spendel, immagina un po', ancora sirene e centauri, in più delle donne e degli uomini. Che scene angosciose potrebbero seguirne? Accrescerebbero le assurdità e le ragioni di gelosia. E i motivi dell'ira, le
Per esempio, io qui non sono convinto che sarebbe di gelosia, forse di invidia. Io sospetto che qui non si tratti di gelosia ma di invidia. Accrescerebbero le assurdità e le ragioni di invidia e i motivi dell'ira. Ogni cosa si intreccerebbe terribilmente. Separatamente dal linguaggio articolato non si potrebbe distinguere il canto e il nitrito. E sarebbe un mostro a cantarci da un ramo, e un cavallo scalpiterebbe con lo zoccolo, e il bene e il male, a un altro valore allora, si sarebbero innalzati, e la penna nell'aria sarebbe girata. Come avrebbero potuto diffamarci? E quale vergogna tirare? Prendiamo Ulisse, ad esempio. Proprio così egli è vissuto, e come tutto si è semplificato da allora. Traduzione così, non buona. Lo può dire in russo? Lo può dire in russo? In russo? In russo preferisco. Mi sento almeno la melodia. Almeno la... Sentiamo in russo come... senza seguire traduzione, senza seguire la traduzione. Ma così, in russo, per sentire un attimo la stessa poesia come... Представь себе... Представь себе еще кентавры и сирены, помимо женщин и мужчин. Какие были б тягостные сцены, прибавилось бы вздора и причин для ревности и поводов для гнева. Все б страшно так переплелось, не развести бы ржанья и напева с членораздельной речью врозь. И пело бы чудовище нам светки, и конь стучал копытом, и добро, и зло совсем к другой тогда отметке вздымались бы, и в воздухе перо кружилось, как могли бы нас опорочить, какой навлечь позор. Взять хоть Улисса, так он, между прочим, и жил, как упростилось все с тех пор. Валя. Sembra molto più bene, abbiamo sentito il ritmo. Il ritmo senza capire niente. Però tutto. Non abbiamo inteso nulla, ma abbiamo capito tutto. Questo è che forse se le traduttore. Perfetto. Ah sì, metto la. Я очень благодарен господину Вердальоне, поскольку уже не первый раз присутствую на таких конференциях, и мне кажется, что они становятся все интереснее и лучше. Очень многое узнаешь. И вчера, например, вот вся эта экономическая часть была для меня чрезвычайно интересной. И все эти соображения о будущем городов, и о том, что грозит Земле, чрезвычайно важно. Мы в России несколько забыли об этом, потому что у нас проблемы такие острые, такие страшные сейчас решаются, в особенности в связи с войной в Чечне, что нам просто нет до будущего человечества. А между тем помнить об этом необходимо. И вот эта конференция нам, присутствующим здесь русским, об этом вовремя напоминает. Еще я хочу сделать одно замечание по поводу выборов в нашей стране, в частности, вот выборов Собчака. Я из Петербурга, и я хотел бы, чтобы он был нашим мэром. Пьяно-пьяно. Да? Чтобы он был нашим мэром. Но наш народ еще не привык к свободному волеизъявлению. И он играет пока в эти игры. Собчак лучше, чем его конкурент. Но людям хочется попробовать, а вот провалить Собчака и выбрать другого. Интересно, потому что это впервые можно сделать. И вот таким образом мы можем многое испортить в своей жизни, просто из интереса вообще вот к такой игре. Выборы для нас – это еще пока игрушка.
детская игрушка. Требуется века демократии, чтобы научиться серьезно относиться к таким вещам. Собчак должен был приехать сюда, но, конечно, он не смог, ему не до того. Он сейчас думает, пройдет он в мэры или нет. Sobchak non solo doveva venire qua, perché eravamo perfettamente d'accordo, ci siamo incontrati un mese fa a cena con lui e con la signora, doveva venire anche la moglie, che è deputato al Parlamento russo, e non solo, ma avevamo un progetto che io ritengo, se vince, se anche non dovesse vincere lui, manterremo, e quello di, ci sono 5.000 costumi delle zarine, all'Ermitage. Siccome Milano è città anche della moda, Sobchak aveva proposto, ma spero che sia che vinca lui, sia che vinca Yakovlev, che è suo vice e in questo momento rivale, questo progetto venga mantenuto, di portare a Milano circa 200, non 5.000, 200 costumi, magari da Caterina la Grande o altre zarine, e di questi 5 secoli, proprio per il pubblico, no? Del resto abbiamo parlato di questo e di altri progetti relativi all'Ermitage e al Museo Russo, all'Ermitage con il direttore, no? Mikhail Piotrowski, e anche rispetto a, abbiamo parlato anche con il direttore del Museo Russo per altre mostre importanti. Perché Milano e San Pietroburgo non solo sono gemelle, società gemelle, ma c'è una tradizione di scambi da quando San Pietroburgo è sorta, a parte che erano architetti lombardi, soprattutto, comunque italiani, poi ad essere intervenuti nella costruzione di questa meravigliosa città, che è veramente una delle più belle del mondo, e che è costituita da il fior fiore delle città europee, e quindi anche di alcune città, si è ispirata anche ad alcune città italiane. C'è stata una tradizione di scambi per la letteratura, per l'arte, e questo andavano in un senso fino alla metà del secolo scorso, poi sono andate in un altro senso. Cioè prima, fino alla metà del secolo scorso era San Pietroburgo che per alcuni aspetti della letteratura per esempio si rapportava all'Italia, e poi dopo la metà del secolo scorso è stato il contrario, è stato Milano, è stata l'Italia un po' a prendere un po' il confronto con San Pietroburgo. Però anche nell'arte, anche nell'architettura, nella musica ci sono stati sempre scambi. Salutiamo Carlo Dessì, scrittore bravissimo, che è un uomo della finanza, che comunque ha 73 anni, lui, no? Nel nord Italia, lui che veniva da Napoli, no? E ha ritrovato la sua vocazione di scrittore, ha scritto un bellissimo romanzo, ma insomma ne parleremo in questi giorni. Ecco, proseguiamo quindi con San Pietroburgo, quindi per noi è una città importantissima. Noi andiamo a Mosca e andiamo a San Pietroburgo. Insomma, a Mosca noi troviamo lo simoro, caldissimo o freddissimo, così sono le persone. Le incontrate la sera possono essere caldissime, la mattina freddissime, oppure al mattino freddissime, al pomeriggio caldissime. E lo simoro, lo simoro. È città europea senza dubbio, Mosca, e il Cremlino costruita anche quello da un italiano architetto, e poi c'è anche l'aspetto asiatico, no? Senza dubbio. E quindi noi troviamo il modo dell'apertura, lo simoro, no? L'ironia, ci esercitiamo nell'ironia a Mosca. Poi andiamo a San Pietroburgo. E a San Pietroburgo ci esercitiamo nell'umorismo, nel motto di spirito e nel riso. E in quella che abbiamo chiamato l'aristocrazia del bello.
Abbiamo fatto un volume, il primo museo privato di San Pietroburgo, il museo di Valentina Golod. Una signorina, cioè una signora giovanissima di 92 anni, che è venuta qua, che sarebbe venuta qua anche in questi giorni, se non che ha avuto un'influenza per la situazione instabile a San Pietroburgo in questo momento, come stava accennando appunto Alexander Kushner, e quindi è facile in questo momento avere un'influenza lì, una grippa, no? Grippa. E lì troviamo quindi anche, troviamo queste due aurore, no? Di cui parlava Pushkin, troviamo che c'è un altro cielo. Noi abbiamo fatto un congresso al Palazzo di Tauride e abbiamo chiamato il cielo d'Europa, il cielo d'Europa. Cioè, non è lo stesso cielo di Lombardia, Manzoni parla del cielo di Lombardia, non è lo stesso cielo della Toscana, no? I pittori, i poeti, gli scrittori della Toscana, no? No? Tracciano il cielo, non è lo stesso cielo del Veneto, di Venezia. Il cielo di San Pietroburgo è particolarissimo, specialissimo, ma è specialissimo sia a dicembre sia a giugno. Dicono i sanpietroburghesi che c'è la decabrite, no? La decabrite in dicembre, no? Perché le giornate sono brevi, però il cielo è sempre molto bello, in quelle ore, no? Qui di luce è molto bello. Allora, proseguiamo. Когда Арман де Вердальоне был в Петербурге последний раз, и мы говорили с ним, я спросил его, о чем же я буду рассказывать на конференции. И Арман де сказал, расскажите о будущем своей поэзии. Очень странная тема. И чрезвычайно лестное. Если мы говорим о чем-то с удовольствием, то прежде всего о себе. И все-таки чувство юмора не позволяет мне отнестись к этой захватывающей теме с абсолютной серьезностью. Лучше поговорим о том, есть ли будущее у России, потому что моя поэзия – это крохотная часть России. И сегодня, накануне президентских выборов, этот вопрос звучит особенно актуально. Но можно поставить вопрос еще шире. Есть ли будущее у человечества? Сегодня в его руках появилось оружие, с помощью которого оно может покончить самоубийством. Югославия, Чехословакия, японские секты религиозных фанатиков, арабские экстремисты не дают нам уверенности в завтрашнем дне. К сожалению, я, будучи оптимистом по природе, мрачно смотрю на следующее тысячелетие. Здесь уже говорили о том, что нам грозит нехватка воды. Мы знаем об озоновых дырах. Но атомная бомба, ставшая ручной как граната,
в руках любого экстремиста, это самое страшное. И все-таки попробуем представить себе, что все обойдется и все будет хорошо. В таком случае есть смысл поставить вопрос иначе. Есть ли будущее у искусства? Не будет ли оно отменено так же, как отменены были почтовые лошади, чернила, эпистолярный жанр и многое другое. Выживут ли книги? Или их заменят компактные диски и компьютеры? И если есть положительный ответ на этот вопрос, а в душе я рассчитываю на это, потому что представить себе человека без искусства невозможно, он вернется в животное состояние, встанет на четвереньки. Так вот, если есть положительный ответ на этот вопрос, лишь в этом случае я могу, отодвинув скромность, задуматься над тем, есть ли будущее у моей поэзии. Борис Пастернак назвал будущее худшей из абстракций. И он знал, что говорил, потому что всю свою молодость он провел в стане футуристов, ради будущего пренебрегавших прошлым и настоящим. Кстати сказать, этим футуризмом мы обязаны Италии и вашему Маринетти. Который посетил Петербург и соблазнил всех. И нет ничего удивительного, потому что ему попалась благодатная почва. России свойственно жертвовать настоящим ради будущего. В 20 веке мы сделали это так грандиозно, что погубили миллионы людей и до сих пор не можем выбраться из пропасти. Если есть какой-то смысл в том, что произошло в России в 20 веке, то этот смысл я вижу в отрицательном опыте, которым, мне кажется, должно воспользоваться все человечество. И навсегда отказаться от построения рая на земле собственными руками. Рай – это прерогатива Господа Бога. И на земле его никогда не будет. Здесь вчера мне хотелось задать вопрос отцу-священнику Буза. Буза. Да. Как церковь относится к забеганию вперед, к заглядыванию вперед? C'è un telefonino che sta
Per cortesia, i telefonini, se possono essere spenti nella sala, se no impediscono la traduzione. Quindi chi ha il telefonino decida se intende partecipare o no, ma insomma, oppure spegni il telefonino. Стоит ли приподнимать завесу, занавес и пролезать под него, чтобы узнать, что там нас ждет в будущем? Это очень опасно. Вот на мой взгляд, существует некоторое благоговение перед тайной жизни. И мы знаем по литературе, чем кончаются все гадания. Как правило, катастрофой. Вспомним хотя бы Германа из «Пиковой дамы». И вот, мне кажется, именно поэзия могла бы нам послужить лучшим учебником философии. Потому что она культивирует не будущее, и даже не прошлое, а настоящее время. Настоящее время глагола. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. Я прочел стихи Лермонтова. Все глаголы в настоящем времени. Возьмем любого другого поэта. Как правило, глагол в поэзии стоит в настоящем времени. Поэзия учит нас ценить каждое мгновение жизни. Независимо от того, прекрасное оно или несчастное. И делать его прекрасным. 2500 лет назад древнегреческий поэт Архилох сказал: «Пью, опершись на копье». Он делает это и сейчас. И будет делать всегда. Он остановил это мгновение для нас. Настоящее время глагола в поэзии – это и есть вечная жизнь. Лучший из возможных вариантов. Браво. Брависсимо. И еще несколько слов. Что касается моей поэзии, то я не заблуждаюсь на ее счет. Я считаю, что современники ничего не могут знать о поэте. Слишком много мы знаем эпизодов, когда великие при жизни поэты потом были никому не нужны. И наоборот. У нас был прекрасный поэт Иннокентий Анинский,
который при жизни издал лишь одну книжку. Умер. И после смерти стал великим поэтом. Сейчас просто нет ни одного любящего поэзию человека, который бы не читал наизусть стихи Иннокентия Анненского. Что касается меня, то в утешение себе я могу сказать, что я прожил 59 лет. И поэтому первую проверку временем я прошел. Да. Но это такая слабая надежда. Тем не менее, я написал даже свое стихотворение «Памятник». Во след Горацию и Пушкину. Но я написал это несерьезно, а это в некотором роде пародия. И там я позволю себе привести 4 строки. За то, что век идей, гулявших по земле, как хищники во мраке, я скатерть белую прославил на столе с узором призрачным, как водяные знаки. Invece ieri maglio zucchi un cuscino fresco. И Иосиф Бродский, прочитав эти стихи, сравнил меня с Горацием. Тогда я быстренько перечитал Горация и понял, что ничего общего нет у нас, кроме маленького роста. Я думаю, что стихи после смерти автора должны полежать в земле, как зерно. Поэт должен дать людям отдохнуть от него. И потом, если стихи чего-то стоят, они прорастут, как зерно. И лучшие наши поэты так и возвращались лет через 30, 40, 50. Так было даже с Пушкиным. Так было с Мандельштамом и с многими-многими другими. И последнее. У этой темы будущем поэзии есть еще один аспект. Знает ли поэт, что он напишет завтра? Нет, конечно. В отличие от прозаика. Я завидую прозаикам. Он пишет свой роман года 3, и все в порядке.
поэт похож на гимнаста под куполом цирка. Он выходит всякий раз, проделывает свой смертельный номер и не знает, получится у него что-нибудь или нет. Может быть, муза больше к нему никогда не придет. Этот риск, этот опыт приучает поэта жить на грани катастрофы, не слишком полагаясь на будущее. На будущее, как сказал Пастернак, худшую из абстракций. Спасибо за внимание. C'è l'intervento del poeta Alexander Kushner è senza dubbio mirabile, è una testimonianza della sua poesia, della sua esperienza, ed è anche la testimonianza del poeta come intellettuale. Ci interroga sullo statuto dell'intellettuale oggi in Russia. E forse 20 anni fa l'intellettuale si sentiva investito di una missione globale in Russia, forse oggi no. E in ogni caso è raro incontrare chi si senta in Russia oggi si sente investito di una missione globale. A me sembra che con questa testimonianza Alexander Kushner dica come il poeta, come poeta, con la sua poesia, con l'eternità dell'istante che egli fissa nella sua poesia, assolve a una missione globale e in questa accezione diviene dispositivo intellettuale, cioè quindi di intellettuale nel senso di dispositivo intellettuale. In epoca di naturalismo non c'è nulla di naturale nella poesia. E la città che poggia sulla poesia, quindi che poggia sull'infinito attuale della poesia, è città del tempo. È città aritmetica. È città non spaziale. Alexander Kushner ha detto a un certo punto: la mia poesia è parte della Russia. Sì, ma è parte della Russia. È un istante eterno della Russia. Bellissimo il brano di Archiloco, un poeta che io ammiro moltissimo. Archiloco mi ha sempre interessato, lo cito nella Peste, nel libro La Peste. E io bevo appoggiato alla lancia, no? Archiloco soldato, no? Poeta soldato, ma i soldati sono tanti e nessuno ha fissato questo istante. Io bevo appoggiato, adesso bisogna verificare la traduzione, comunque io bevo appoggiato alla lancia. E dice Alexander Kushner, Archiloco rimane lì,
è ancora lì, oggi, è lì. Era lì 100 anni or sono, era lì 500 anni or sono, era lì 1000 anni or sono, sempre lì, nell'eternità dell'istante. Io bevo appoggiato alla lancia. Penderecki, il compositore noto, ben noto, polacco, e in questa qui aveva fatto l'anteprima della Scala, del suo Requiem. A un certo punto qualcuno ha chiesto qual è la sua opposizione al regime. Lei prosegue a fare musica, in che modo lei si oppone al regime? E Penderecki ha risposto: io non ho il compito con l'opposizione di consacrare nessun regime. Io in Polonia, a Cracovia, no? A Cracovia ho composto il Requiem. È il Requiem che rimane, non è il regime. Il regime non è rimasto, ma è rimasto il Requiem di Penderecki, un grandissimo compositore. Non è la guerra che Archilico ha combattuto che rimane, ma rimane la guerra costante, quella che ciascun giorno ci impegna nell'eternità dell'istante. Ci sono altre cose straordinarie che ha detto, cioè in nome dell'avvenire, no? In nome del bene avvenire, si compiono massacri. Questo l'ha detto molto bene, l'ha detto con grande precisione. E un'altra cosa su cui certamente Borges, no, sarebbe stato d'accordo: i contemporanei non sanno niente della poesia. Ma Leonardo non ha contemporanei. Dicevo di Machiavelli, Machiavelli non è nemmeno contemporaneo a se stesso, né noi siamo contemporanei a noi stessi. Non c'è contemporaneità, non c'è sincronicità, per dire col termine greco. C'è questa eternità dell'istante. Beh, comunque, diciamo, è solo per accennare alla stima, no? Che noi abbiamo verso la poesia in Russia. La poesia, la musica, l'invenzione, la scrittura, sono cose che sono sorte in Russia, che certamente si sono confrontate con il Rinascimento. E oggi la trasformazione che avviene in Russia è straordinaria, ma è una trasformazione anzitutto culturale e poi economica e poi politica. O poi politica e poi economica, valutate voi. Ma diciamo che questo istituto che noi abbiamo fondato, di coordinamento culturale e commerciale con la Russia, tiene conto della integrazione culturale europea, integrazione economica, integrazione finanziaria, integrazione anche politica. Nel 91 al Palazzo delle Stelline a Milano abbiamo fatto un avvenimento, no? Dove si trattava la Russia nell'Europa, perché dove mai sarebbe da collocare la Russia? Ma l'Europa culturalmente anzitutto, ma l'Europa non è un continente. L'Europa sta a Tokyo, sta a Los Angeles, sta a Cairo, sta a Gerusalemme, anzitutto a Gerusalemme. Anzitutto a Gerusalemme perché la questione della nominazione, io volevo in questo senso dire ieri, la questione della nominazione che è stata posta soltanto a Gerusalemme ed è nella combinazione fra la questione della nominazione posta a Gerusalemme e del cattolicesimo e certamente della classicità, quindi della
questione della restituzione del testo occidentale con la lettura, che è sorto il primo, che è sorto il Rinascimento che è sempre secondo, cioè nel senso che le cose procedono dall'apertura, dal due, Rinascimento della parola. È soltanto per questa via che la parola è stata trovata come originaria, non è in Grecia. In Grecia dove si è giunti alla scienza del discorso. Beh, comunque questo lo riprendiamo, non alla scienza della parola. Allora, io ringrazio Alexander Kushner. Io mi auguro che durante queste giornate lui abbia modo di intervenire, no? Ancora? Adesso resti qua con noi, se non è stanco. Vuole dire qualcosa ancora? Va bene così? Vuole dire qualche altra cosa? Le pare che qualcosa abbiamo cominciato a intendere, no? Perfetto. Vuole porre una questione? Vous voulez poser une question sur le polythéisme et sur la déesse? Ah, parce que vous savez, en Italie, nous avons eu un pape. Un pape qui a commencé à dire peut-être que Dieu est plutôt mère que père. C'était un mot assez hystérique de la part d'un pape. C'est pourquoi, et non pas par assassinat, c'est pourquoi je pense qu'il y a eu un syncope et il est mort. 20 jours après. Sur le futur. Mais vous allez faire votre intervention. Alors dites, si vous voulez, oui. Oui, prenez le micro, oui. Prenez le micro, oui. Juste pour cette question. Parce que je ne veux pas déranger, c'est juste 2 minutes. Juste une question, oui. En fait... En fait, je voudrais juste en 2 mots défendre l'idée de futur, puisqu'il est à la mode aujourd'hui, peut-être d'imputer au futur les désastres. Et notamment, là, effectivement, vous faites partie de la Russie actuelle, puisque, avec le recul, vous dites, cette vision du futur nous a amené à des souffrances, et notamment au cours des 50, 60 dernières années. Ce serait une vision du futur qui aurait amené le désastre du communisme. Et vous dites, il faut glorifier le mystère de l'avenir. Il faut laisser l'avenir dans son mystère. Je voudrais vous faire 2 remarques là-dessus. D'abord, l'esprit d'utopie n'est pas né avec le communisme. Si on prend la pensée occidentale, Thomas More, Rabelais, Jean-Jacques Rousseau, je crois que ça fait partie de l'humanité, en tout cas de l'esprit occidental, d'essayer de penser un avenir meilleur. Et j'ai peur de la myopie, peut-être très réactionnelle, pas réactionnaire, peut-être aussi réactionnaire, mais en tout cas réactionnel, qui marque cette espèce de peur que vous avez de réimaginer le futur au vu des erreurs passées. Jean Daniel a dit que l'esprit de l'humanité, c'était pas seulement l'esprit de fidélité, mais aussi l'esprit de curiosité. Et si on est animé par l'esprit de curiosité, on a une vision du futur, et je crois qu'elle peut être saine. Puis deuxièmement, les forces du réel. On n'a pas choisi en 1917 en Russie, on n'a pas voté, on n'a pas eu un débat intellectuel entre changeons les choses ou ne les changeons pas. Il y a eu la révolution. Pourquoi il y a eu la révolution? Ce n'est pas Lénine qui l'a décidé, c'est que le peuple russe n'en pouvait plus de souffrir, que les gens avaient faim, et puis que le régime tsariste était pourrissant. Donc la révolution a eu lieu. Et puis elle a gagné. On a pris le palais d'hiver. Bon, qu'est-ce qu'on allait faire? Rendre la Russie à Denikin, à Yudenich? Rendre la Russie aux Blancs? Bon. Donc, la révolution ne s'est pas faite parce qu'on a choisi de la faire dans le parti bolchevique. Elle s'est faite parce qu'objectivement, il y a des moments où il y a des ruptures dans l'histoire. Il y en aura d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? On imagine le futur, puisqu'on veut justement inventer une autre Russie. C'est votre conférence. C'était juste une remarque. C'est votre conférence. Pardon. Alors, si vous permettez, je dis quelques mots. L'utopie de Thomas More à la Révolution française, à la Révolution russe, à la dite Révolution russe, a porté toujours des désastres. Et c'est une réaction à la Renaissance entre Léonard de Vinci, Nicolas Machiavel et l'idée d'utopie. Et donc, il y a. C'est là la réaction. La réaction à quoi? À la parole. La réaction à la Renaissance. Mais nous ne partageons aucune vision des choses.
nous n'aimons pas la vision ni du futur, ni du présent, ni du passé. Ce n'est pas une question de vision. Ce n'est pas une clinique de la vision et du visible. C'est une clinique, c'est-à-dire stratégie. Cette clinique, c'est quoi? C'est stratégie et logique du pliage de la parole. C'est une clinique de l'écoute, plutôt que de l'audible. Mais nous allons reprendre ça. Le futur, c'est autre chose, ce n'est pas une vision, c'est l'ironie. Nous allons reprendre. Le désespoir absolu porte le nom d'espoir. C'est ça l'ironie, c'est ça le futur. Mais le futur, c'est le mode de l'ouverture. Ce n'est pas une vision. D'où, c'est le mode du deux. D'où procèdent les choses. Les choses ne procèdent pas de l'unité. L'idée d'utopie, c'est encore une fois l'idée fondée sur des principes d'une communauté religieuse et philosophique grecque, et polythéiste, comme vous disiez hier, polythéiste. Et voilà, il me semble que Léonard et Machiavel et Ariosto sont ces trois noms qui constituent la Renaissance. Le texte de la Renaissance est là. C'est à partir de là qu'il y a eu Galilée, qu'il y a la science de la parole. Mais nous allons reprendre tout ça. Je pense que c'est juste provisoire. L'avenir, c'est autre chose que le futur. Mais le futur, peut-être le mode de l'ouverture est derrière nous, et l'avenir, si l'autre n'est pas représenté ni personnifié, il est en face. Mais l'avenir, c'est quoi? C'est dans l'écriture de l'expérience, c'est dans l'écriture de la politique, c'est dans l'écriture pragmatique. Mais la politique n'est pas la politique fondée sur la logique binaire, donc sur la logique prédicative. La politique est... Donc ce n'est pas fondé sur le principe du tiers exclu, par exemple. La politique procède, elle aussi, du mode de l'ouverture et à sa condition dans le semblant, donc dans l'objet, dans ce qui fait, se jette contre, dans l'objet de la parole. Mais là, c'est juste pour faire allusion à quelque chose, plutôt que dénoncer, nous allons le faire. Ce qui est important, je pense, c'est le témoignage. Et le témoignage d'un poète ne peut pas se lire comme une vision du monde. Ce n'est pas une vision du monde. Il a bien dit, il a dit quelque chose autour de l'éternité de l'instant. C'est là la proposition de la poésie. Et l'instant. Allora, vediamo un po'. vediamo allora qui. Passiamo. Volevo invitare intanto. È andato via, Silvano? Dove vai, George? Scappi? Scappo. George, qui, vieni qua. Ok, siediti là. Ok, là, a côté de Silvio. Stalle là, tua. A côté de Silvio. Portalo di là, non preoccuparti perché sto aspettando una telefonata importante, quindi vabbè. Stai più all'altro lì. Allora, no, Silvio Ceccato. Ok. Carascio? Va bene? Ok. Eccolo. Ti avevo chiamato prima, vabbè, adesso aspetta, ti avevo chiamato prima, adesso aspetta. Allora, vabbè, tra poco. Allora, Silvio Ceccato dunque è notissimo in tutto il mondo e insomma ha una vita straordinaria e intorno a questa vita straordinaria e all'itinerario intellettuale sta terminando un libro. E io sono felicissimo, questo libro di
pubblicarlo e di fare una grande battaglia come per il libro di Bartolomei, che abbiamo parlato prima, abbiamo parlato, era assente anche lui poco fa. Ah, ecco. E faremo una grande battaglia dunque per questo libro che quindi uscirà alla rentrée in settembre in varie città. Allora, prego. Grazie signore. No, sentite, volevo sollevare. No, volevo sollevare un momento questa serietà di impegno. E quando i Re Magi camminavano, e a parte che uno inciampò su un sasso e disse Cristo, e l'altro disse che bel nome per un neonato, ma quando poi arrivarono, trovarono questa bella donna, la quale non era affatto contenta. Cercarono di intrattenerla, ma con fatica. E uno dei tre scoppiò, disse, ma scusi signora, disse, con un pargolo così potrebbe anche essere contenta. Sì, sì, disse, ma io volevo una femminuccia. Era la Chiesa come madre. No, sentite, trattare queste cose, per me, sollevano sempre un po' di grossi problemi per gli studi che faccio sull'uomo. Cioè mi accorgo molto bene che il nostro passato non può essere quei 5 o 10 mila anni. Il nostro passato per avere quello che abbiamo probabilmente sono 10 milioni o 100 milioni di anni. E non è facile risalire, anche se alcune cose destano un grosso stupore. Pensate per esempio al problema della parola, del capirsi, del linguaggio. Noi abbiamo un sistema nervoso che opera, e opera in chiave intima, cioè tutto è possibile, ma rimane di fatto che io non so cosa stia pensando quel signore. Se faccio così non so se vedrà un rombo, vedrà un quadrato, che ne so. È possibile fare tante cose, movimenti degli occhi, eccetera, però sicuramente ciò che oggi sarebbe vagamente possibile era del tutto impossibile. Questa vita intima si accompagnò inevitabilmente con un suo aspetto pubblico. Cioè ci fu una seconda attività, che è quello che facciamo con tutte le spie negli automobili e negli aeroplani. Io non so l'olio se sia alto o sia basso, ma c'è un meccanismo molto semplice. Quando quell'olio si abbassa, si accende una lampadina o si spegne e mi dà l'informazione che voglio. Guardate che nel parlare io non credo ci sia assolutamente nient'altro, né in noi né negli altri animali. Perché quando quel cane, contento del ritorno del padrone, scuote la coda così, beh, manifesta qualche cosa che era nel suo intimo. O quando caccia la coda fra le gambe, al contrario, c'è lo stesso una situazione che lui ci denuncia. Io confesso che non ho trovato altro. Ora, come questa situazione si sia potuta configurare come anzitutto delle cose già fatte, quindi escludendo tutto il lavoro mentale, e che poi si dovevano trovare in due posti, perché due parole sole. Noi abbiamo un sistema nervoso, il quale ha tante vie percettive. Con alcune l'oggetto è vicino, con altre l'oggetto è distaccato e lontano. Siccome devono convergere, è stato necessario muoverne uno. È difficile dire se con Democrito arriva prima l'idea o arriva la necessità di spostare qualche cosa, che sono cose elementarissime poi. Come è possibile che questa concezione talmente semplice, talmente elementare, talmente controllabile da tutti, sia divenuta un linguaggio offerto anzitutto dagli dèi, anche perché l'etica per forza si doveva fondare su degli imperativi, e quindi doveva per forza avere un aspetto linguistico. Questa faccenda è diventata così enorme e ha costruito un edificio talmente mostruoso e talmente ampio, e la domanda è come sia potuto accadere. Se qualcuno di voi avesse una risposta, ma credo che la risposta si trovi a 10 a 100 milioni di anni fa, non può trovarsi in quel mondo greco, quando tutto è già fatto, strafatto, rifatto.
E non se ne esce, non se ne esce, perché con questo errore di partenza si è imbrogliato talmente tutto che tutta una serie di metafore, di contraddizioni, di espressioni negative. Voi sapete che qualsiasi testo di filosofia è carico di questo. Come ci siamo accorti? Ma quando si è cercato di meccanizzare queste faccende? Per meccanizzare io devo sapere come è fatto il modello, se no non posso far niente. Ora, se fosse una cosa fissa, una statua, certo, lo faccio sulla statua, ma questa è una cosa dinamica. E purtroppo quando vado a chiedere a un filosofo una risposta, mi risponde con metafore irriducibili, con espressioni negative irriducibili, con contraddizioni irriducibili. Vi assicuro che se vado a dire a un tale che fabbrica una macchina, fammi un piacere, fabbricami una macchina che abbia un po' di isometria. E questo ingegnere si trova che la retta giace sul piano. Se voi avete mai capito cosa voglia dire questa frase, mia zia giace a letto, io capisco. Ma non capisco l'altra faccenda, la quale sarebbe tridimensionale, ma non lo può essere. E il blocco è completo. Io ci ho lavorato tutta la vita su questo. Da quando poi incontrai Dennis Gabor a Londra, mi fermò e dice, senta lei, dice, lei è il primo che mi parla di queste cose in termini meccanizzabili. Perché non prova? Io lo stesso Adamo II, fece un certo rumore nel mondo, perché andò dall'Australia alla Russia, ne parlarono un po' tutti, poi fece anche un cronista meccanico, rimasto incompleto, bloccato il Museo della Scienza e della Tecnica. Ma quelle cose sono saltate fuori in un modo tanto violento e tanto evidente che era impossibile tergiversare. Ma che uno di noi non sappia, non capisca, che ha qualche cosa e che lo dice, sono contento di vederti, e che sapevo io se era contento o non contento di vedermi, ma non c'è veramente nient'altro. Che poi un procedimento così meccanico. Fra l'altro queste possibilità di operare mentale sono enormi, noi non adoperiamo quasi niente, lavoriamo con stati d'attenzione, ma questi stati d'attenzione una dozzina, guardate che portano solo in elementi singoli, sono 36 o 37 miliardi di possibili combinazioni, di cui operiamo quasi niente. Piccoli esempi, io da Veneto non posso dire restare e rimanere, perché il rimanere non ce l'ho, c'ho solo il restare. Nei verbi di stato si confrontano i due pezzi, i due momenti. Se parto dal primo viene fuori restare, se parto dal secondo viene fuori rimanere. Io non lo posso dire un rimanere in Veneto. E quindi poi studiando queste cose si trova veramente di tutto. Io ho lavorato per anni sulla traduzione meccanica, proprio con russo-inglese. Si trova veramente di tutto, spaventoso ciò che si trova. Che un E dei latini avesse un atque, un que, e che noi siamo rimasti con uno che poi manca addirittura in cinese, perché non c'è, c'è l'elemento che si aggancia, ma non c'è un E. Ora, queste cose mostrano quanto si sia variata, ma la prima parte rimane impressionante. Io ho qualcosa di interno di mio e lo dico. E il bambino in 2 anni impara, perché non può non imparare come questo si sia confuso e si è saltato fuori una filosofia. Questo o è un'immensa truffa che è stata sfruttata da chi sapeva benissimo come andavano le cose, perché potrebbe esserlo loro. E allora è rimasta segnata, bloccata, basta pensare al mondo greco, dove non ci sono le leggi come imperativi che emano io, tieni la destra, tieni la sinistra, va dritto, non ci sono, ma ci sono i custodi delle leggi. Pensate alla follia del custode delle leggi, che verrebbero chissà da dove. No, vengono gli imperativi. E quando c'è il codice stradale sappiamo benissimo perché è recente, come è nato. E come tenere alla destra o tenere alla sinistra, basta che lo dica e tutto il resto ne segue. Non c'è nessun bisogno di cercare stranezze metafisiche. Non so, ecco, questo è il punto che io vi ponevo. Vorrei che ci pensaste un momento, che un giorno magari mi scriveste 2 righe. Dice, secondo me è andata così, perché è inconcepibile che per milioni di anni si è andato in un certo modo, che poi sia venuto fuori il timor feci Deus, eccetera, è possibilissimo, ma com'è possibile che sia successo questo? Questo catafascio enorme, di cui siamo ancora dentro, perché non è che se ne esca, Noi non siamo nemmeno socratici, siamo presocratici, perché Socrate si accorge che le cose non vanno e dice non lo so, come post-socratici poi, io non conosco nessuno. Grazie signori.
Ho visto De Aloisio gaudente, gaudente, gioioso, eh? No, poi. No, vabbè, tra poco, no, fa... un po' è giusta? Questa è un attimo, allora tra poco facciamo intervenire. No, perché mi ha guastato il mestiere. allora poi interverrà Antimo. Però... stamattina interviene Antimo, quindi... Ma io che cosa devi dire? No, il tuo intervento. Aspetta. Ma in questa atmosfera, poi... Aspetta. Ok, aspetta. Ok, aspetta un momento. Silvano, vieni qua. Un attimo, Giorgio, il grande scienziato della medicina, aspetta un attimo. Lui che ha tantissimi primati e brevetti, alcuni riconosciuti, altri strappati dagli americani e imposti a Stoccolma. Avviciniamo il... Breve. Hai visto che Silvio è stato bravissimo. Breve e circonciso, disse un preside. No, circonciso. A proposito di linguaggio, sempre. Ok. Io cercherò di essere breve, perfetto. Ma come si fa dopo aver subito, diciamo, lo shock, dell'amico poeta che veramente ha detto delle cose stupende? Quindi io proprio vorrei partire da lui, se me lo consentite, vorrei partire da lui proprio riferendomi ad una fiaba che mi è venuta in mente, una fiaba metafisica a proposito dell'origine del linguaggio. Rapidissimamente, poi verrò ad altri aspetti, però almeno una ventina di minuti me li devi concedere, se no me ne vado. Dunque, questa fiaba parte dal presupposto che la sostanza divina, in un tempo che non ha tempo ovviamente, decide di proiettare in un pianetino sperduto in una delle galassie più piccole la possibilità di una sorta di evoluzione creatrice, come la chiamerà poi un filosofo. E ne vengono fuori delle cose straordinarie. Tra le infinite piante, tra gli infiniti pini, un ago di pino che non somiglia, non è affatto identico all'altro, non esiste. Di sviluppo in sviluppo viene fuori la cosiddetta specie di Adamo, che sembra ed è la più ricca di tutte, e che si distingue proprio per la varietà, per la ricchezza del linguaggio, dove il linguaggio, vicchianamente, lasciatemelo dire, è sempre espressione del rapporto diretto con la natura, con ciò che ci suggerisce il vento, il mare, il rumore dei nostri stessi denti, knupperne, rongi, rodere, e così via. E scopre questa sostanza divina, stupita, la bellezza di questa creatività che si esprime nel linguaggio dell'eros e della paura sublimata. E vengono fuori dei mostri incredibili del linguaggio che sono veramente non freschi di stampa, che sarebbe dir poco, ma che vanno ancora capiti, perché stanno ancora scrivendo. Si diceva poco fa, lo diceva appunto Armando Verdiglione, Dante sta ancora scrivendo. Sta ancora scrivendo come sta ancora scrivendo Giotto. Io mi riferisco proprio ad un'esperienza della mia terra, la battaglia di Campaldino. Nella battaglia di Campaldino, questi due straordinari personaggi, Giotto e Dante, lasciamo stare poi se Giotto esiste o non esiste, lasceremo a Zeri la decisione, comunque Giotto, scoprono l'orribile faccia del mio concittadino di Campaldino, che è quella stessa che noi troviamo nell'espressione stupenda del Barbariccia quando dice che chiama la ciurmaglia ed egli aveva del cul fatto trombetta, ne ci poteva essere altra espressione più bella di questa? Distingueremo poi la cialtronaggine dall'espressione bella come questa, e Giotto che
nella cacciata di demoni dalla mia città, da Arezzo, ti dipinge proprio tutta una serie di barbariccia. Sono veramente gli stessi personaggi che questa gente ha codificato in un attimo, che è l'eternità. Si potrebbe mettere anche il Villani, ma non è la stessa portata. Quindi questo linguaggio, questa espressione che è in diretto rapporto con tutto ciò che noi siamo, con la natura, con la vita, pensiamo appunto a Boccaccio, l'espressione dell'eros legata proprio alla più e più miglia cavalcorno, bellissima, non ce ne poteva essere una più bella. Pensate a Peruanella che mette il suo amante in un doglio e così via. Pensiamo a Machiavelli, un po' più vicino a noi. Ci può essere espressione più bella di Liverotto da Fermo che sale a cavallo e calcò la terra, quella presa di possesso proprio della terra. Ma veniamo ad un altro grande linguista, al mio, scusate, c'è un po' di campanilismo, ma insomma non se ne può fare a meno, d'altra parte sono quelli che conosco di più, quasi concittadino Piero della Francesca, che nella Resurrezione ti racconta un Cristo così profondamente legato ancora alla terra. Asnel la definisce la più bella pittura del mondo, non so qua, se lasciamo stare il più bello o il meno bello. Certo, in questo aggancio alla terra e in questa proiezione che va ben oltre la terra, c'è una verità assoluta che è attualissima, sono d'accordo con il poeta, è di ora, è di sempre. E c'è un'altra verità da tenere presente, soprattutto nella nostra epoca. I guerrieri che, come beoti, assolutamente incapaci di capire, dormono mentre si verifica questa meravigliosa ascesa che va dalla terra, da quel cielo che è anche quello della Russia, credo che sia un cielo universale, come diceva giustamente Verdiglione, e che va su. Lo stesso, a proposito di gesto e linguaggio, un tema che è stato più volte trattato qui in questa sede, il gesto sempre per Piero della Madonna del Parto, una contadina di Monterchi, si incontrava fino a 30 anni fa, ora è sparita, che con mani nodose da contadina accenna alla stupenda meraviglia che ha nel seno. Ecco, sono cose che veramente fanno accapponare la pelle e che sono lì come linguaggio eterno, come linguaggio attuale. È finito questo linguaggio? Io direi di no. Ecco, proprio a proposito di questa attualità del linguaggio, secondo me in Joyce c'è ciò che sostiene Aurelio Agostino, la atemporalità assoluta. In un giorno, in un anno, in un milione di anni, in un attimo, c'è tutta una storia che riassume la storia dell'intera umanità. Anche nelle battute spiritose, quando rifinisce Geova, esattore di prepuzzi, un po' cattivello, sembrerebbe un toscano. Così come in Picasso, c'è la rivisitazione attuale di un mondo che doveva essere capito, suddiviso e ricomposto, un mondo che, mi consentano gli esperti, affonda le proprie radici nella tematica dell'inconscio. Come c'è in Dante, perché non è che Freud abbia scoperto nulla di nuovo, come Colombo ha detto c'è questo continente, ma nella prima cantica dell'inferno noi troviamo tutte le motivazioni dell'inconscio, non ci sono dubbi in proposito. Allora, che cosa accade ai nostri giorni? Ecco, perché mi pare che sia uno dei temi che emergono da questa nostra conversazione. Io credo che si possa parlare di apocalisse, ma non credo in questo tipo di apocalisse, altrimenti non sarei qui. Come, ritornando alla fiaba originaria, alla rinuncia da parte della sostanza divina ad occuparsi di questo pianeta proprio per la delusione che ha provato in rapporto alla creatura che più di ogni altra doveva creare, appunto, e doveva farsi creatore in qualche modo. Il linguaggio della nostra epoca è il linguaggio assurdo della violenza. A differenza dell'amico poeta che con la sensibilità di un vero poeta, con pudore ha parlato di se stesso, io che sono un narcisista, farò riferimento ad un mio lavoro, Il Santo Assassino, pubblicato nel lontano 1976, quando mi sembrò evidente che
tutto quello che si è poi verificato negli stadi fosse già implicito nel linguaggio. In principio era il verbo, appunto. Perché tutta la terminologia, in campo, attacco, difesa, contrattacco, sfondare la porta, simbolo a mio avviso da riportare al linguaggio lipico, ma lasciamo perdere, e tutte queste altre espressioni sono entrate a far parte integrante del nostro modo di vivere, di sentire, di agire, per cui la stessa espressione creativa del cool fatto trombetta è diventata volgarità gratuita. Non c'è assoluto bisogno dello sgarbismo, sono forme cialtronesche che non hanno nessun addentellato con la forma creativa, con la forma viva del linguaggio. Non ci vogliono e quindi sono vecchi, o meglio non sono mai esistiti, sono espressioni della non cultura, del non linguaggio. E queste espressioni sono entrate, come sappiamo, anche nel discorso politico. Si deve sempre discutere dell'ascesa in campo, espressioni assurde, errori gravissimi, quali governissimo, eccetera. Anche a Timino, pregherei le fanciulle di non ne fare uso, è orribile, dissi ad una fanciulla, ma quando fai l'amore parli di Attimino o di Eternino, porca miseria, che vuol dire Attimino? Bene, il linguaggio degli stadi, e che si è diffuso ovunque, il linguaggio del giornalismo. Questi in gran parte analfabeti che fanno uso di espressioni anche grammaticalmente, sinteticamente sbagliate, che devono continuamente evocare l'evento storico, giornata storica, questo è un evento storico. L'evento storico è quello che diceva il poeta, quello che non ha storia, che va al di là, al di fuori, al di sopra della storia. E così via. L'espressione sempre del politico, farsi carico. Un tempo si facevano carico gli asini, animale stupendo che ha portato una creatura straordinaria in Egitto e che l'ha scaldato nella mangiatoia. Ora si fanno carico loro, di che cosa non so, non riesco a capire. Non parliamo poi del linguaggio dell'eros, che non è più un linguaggio, è una serie di ripetizioni, di gesti e di fatti che non hanno niente a che vedere con la creatività dell'eros, che presuppone anche il rapporto con la morte, come no, ma gli uomini hanno chiuso questo discorso. Venendo qua in treno l'altro ieri, ho capito che questo fatto lo capiscono i passeri, per esempio, che vanno in cimitero a fare l'amore, sanno benissimo che quegli stupidi uomini lì non vanno a cacciarli, ad ammazzarli, quindi dice va bene, nel vostro Thanatos noi creiamo il nostro Eros, è l'epoca dell'amore dei passeri ancora per un po'. Io dico credo alla possibilità di una conclusione del discorso, perché altrimenti, ripeto, non si vede perché dovremmo essere qui. Penso che ci sia la possibilità di una, diciamo, salvezza, se si riesce a trovare, soprattutto parlo per i giovani, per tutti noi giovani, la possibilità di un riallacciamento a motivazioni che sono veramente quelle che vengono dal rapporto che nasce dal profondo, che nasce dal rapporto con la natura e così via. Io sostengo, sempre sostenuto, che da questo punto di vista avremmo dovuto apprendere molto dal linguaggio al femminile, che è meno legato a schemi obbligati. Lo era. Mi sembra che ci sia la tendenza a imitare, cioè, mentre dovevamo essere noi ad imitare il linguaggio femminile, cioè il comportamento, mi sembra che ci sia una tendenza, lo dico con molta tristezza, di uno spostamento verso l'imitazione da parte della donna del linguaggio e del comportamento al maschile, e questo a mio avviso è molto triste. Tuttavia c'è una possibilità, proprio anche in rapporto a questa apocalisse prevista dal buco di ozono, se si riesce a in parte chiudere il buco della stupidità, e se si lascia e si fa sì che i guerrieri che sono là addormentati di Piero della Francesca si sveglino, o quantomeno dormano e non rompano più le scatole. La possibilità, ripeto, di questa ricostruzione del linguaggio, ecco, io cito a proposito della famosa storiella che circola effettivamente, Giuseppe che è San Giuseppe, che è triste, gli chiedono perché sei triste,
e lui risponde: volevo una femmina. Io non ci rido. Perché? Non può essere Dio una femmina? L'aveva capito un papa che poi, poverino, ha fatto una brutta fine. Cioè, se noi pensiamo alla creatività, ripeto, era, ora un po' meno, più nella componente al femminile che non in quella al maschile. Ho quasi finito, vedo il professor Verdiglione che è piuttosto corrucciato perché prolungo un po' troppo. Chiuderò rapidamente. Su un paio di punti, ecco, vorrei ancora, ma ripeto rapidamente. La questione relativa all'età, ecco, è chiaro, sarebbe ridicolo, cito sempre Thomas Mann, nella morte a Venezia, pensare all'età come ricomposizione di ciò che non è ricomponibile, cioè ricordate i due personaggi, no? Il vecchio che si tinge i capelli, veramente miserevole, e l'altro, che poi il personaggio chiave che rivive poi in modo tragico la sua esistenza. Ecco, io credo che da questo punto di vista, io dico sempre, e ne sono profondamente convinto, che non so ancora cosa farò da grande, perché veramente ci sono ancora molte cose da capire, ci sono molte cose da fare, ci sono molte cose da studiare assieme. Concludo con l'augurare agli amici del nuovo Rinascimento di poter veramente incidere a fondo, tutto lo fa credere, in questo sapere su che cosa faremo da grandi. Grazie. Allora ringraziamo Silvano Zoi, scrittore. E adesso vorrei sentire allora il nostro, un altro poeta. Abbiamo sentito Alexander Kushner e adesso sentiamo Shendali. Quindi, abbiamo detto che lui ha dedicato poesie, novelle, qualche romanzo all'esperienza che ha avuto con noi. È maestro di molti poeti, di molti scrittori, dei punti di riferimento in Cina, per l'intero mondo della cultura e dell'arte. E infatti in collaborazione con lui e con altri che faremo questo congresso a Pechino, avremmo dovuto farlo prima, ma c'era stato qualcosa in una piazza che non era del secondo Rinascimento, che si chiama tuttora piazza Tiananmen. Allora, e adesso quindi passo la parola a lui, prego. Allora lui parla in francese perché insegna anche il francese. Prego. Bon, alors je vais pas parler de la poésie, je vais parler de la philosophie. Il y a pas longtemps, j'ai été présider le jury fait de société au FIPA, Festival international de programmes audiovisuels, qui a eu lieu à Paris en France. En 4 jours, nous avons visionné une trentaine de films. Je l'ai visionné avec mes collègues européens, dont M. Tassone, le cinéaste italien. Et on a vu une quarantaine de films, dont 3 films chinois. Parmi ces 3 films chinois, il y a un film qui s'intitule « Le village grotte », c'est-à-dire « Le village dans une grotte ». On a fait ce film dans la province du Yunnan, dans l'ouest de la Chine, parce qu'il y a des gens, enfin, il y a les habitants de tout un village qui habitent encore dans une grotte de montagne, avec toutes les contradictions de la vie quotidienne.
Et puis, comment on a résolu ces contradictions? La clé de la solution des contradictions, c'est reste toujours le juste milieu, le milieu juste de Confucius. Et comme la grotte... Et puis, le film a montré comment les villageois ont pu installer l'électricité dans la grotte, puisque la grotte est plongée dans les ténèbres, sur de la nuit. Alors, ça montre que ces villageois sont toujours en quête de la lumière. Je disais à mes collègues européens que c'est la condition humaine en Chine, c'est l'image de la Chine. Cela m'amène à parler aujourd'hui de l'ordre total, qui est la conception chinoise de la cité. La cité, puisque notre fête a comme sujet la Chita. Parmi les thèmes proposés pour cette fête de la deuxième renaissance figure la cité planétaire. Et selon le principe à chacun sa ville, je vais essayer de développer aujourd'hui un peu la vision de l'univers formulée dans la philosophie classique chinoise et tout particulièrement la conception de la cité humaine chez les Chinois. Une conception typiquement orientale qui pourrait peut-être servir de source d'inspiration. Nos amis de la seconde renaissance, à tous ceux ici présents, qui œuvrent à la deuxième renaissance en Europe et plus particulièrement dans le monde moderne où nous vivons face à de nombreux problèmes de l'environnement naturel et social. Eh bien, selon les philosophes de la Chine antique, ce qui régit le monde, plus précisément la cité humaine, c'est le Tao. En français, on dit Tao, T comme Thérèse, mais d'après la transcription chinoise, c'est D comme Daniel, le Tao. Donc, ce qui régit le monde, selon les sages chinois, c'est le Tao. Tout le taoïsme. Alors, qu'est-ce que le Tao? Et voilà. Comment vous pouvez traduire Tao? Tao. En chinois, on dit Tao. Non. En français, comment vous pouvez traduire? C'est traduisible? C'est intraduisible. Intraduisible. Okay. On ne trouve aucune terminologie en langue occidentale. OK. La plus ancienne des définitions savantes données par les taoïstes chinois nous apporte un éclaircissement sur le Tao, tant mystique que mystérieux. C'est-à-dire un aspect yin, un aspect yang, c'est là le Tao. Ou un temps de yin, un temps de yang, voilà le Tao. Et il faudrait entendre tout yin et tout yang, c'est là le Tao. Le Tao est donc un total constitué de deux aspects plutôt complémentaires qu'opposés, qui sont eux aussi totaux. Car ils se substituent l'un à l'autre. Cette définition, non moins mystique que le Tao lui-même, nous amène à voir dans le Tao une totalité alternante des deux catégories, le yin et le yang, dont le Tao assure la régulation de l'alternance dans laquelle nous retrouvons le souvenir d'une civilisation des plus anciennes du monde. Quel est l'intervalle entre le yin et le yang? Le yin, l'intervalle. C'est... Quel est l'intervalle entre le yin et le yang? C'est le Tao. C'est le Tao. Parce que le yin et le yang font le Tao. Oui, bien sûr. Mais l'intervalle entre le yin et le yang, ce n'est pas le Tao. Parce que le Tao, c'est le yin et le yang. C'est ça. C'est ça. Alors, la fusion ou l'alternance. Il n'y a pas de fusion. Vous avez dit qu'il n'y a pas de fusion. Il y a une simultanéité, c'est ça, entre le yin et le yang. C'est ça. Simultanéité, qui est la condition du yin et du yang. Vous avez raison. OK. Alors, il y a pourtant un intervalle entre le yin et le yang. C'est ça. Qui est tout à explorer. C'est ça. C'est ça. Voilà. Est-ce que le zéro a quelque chose à voir avec le Tao? Ah non. C'est une question. Non. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec le zéro. C'est ça.
Okay. Parce que la philosophie chinoise n'est pas du tout mathématique. Mathématique. Eh bien, dans la Chine antique, la philosophie était dominée par l'antithèse du yin et du yang, et qui paraissait refléter la logique de tous les phénomènes de l'univers. Loin d'incarner deux principes diamétralement opposés, le couple yin-yang se va attribuer une action concertante qui paraît présider à la totalité du monde. Présider à la totalité des contrastes de l'univers, constituant un monde harmonique. L'antithèse du yin et du yang apparaît tout particulièrement comme le fondement de l'ordre cosmique, et on en parle dans un développement qui porte sur le ciel et le cours du temps, et y voit le principe d'une distribution rythmique des œuvres naturelles, telles que la révolution circulaire du soleil et de la lune, le soleil étant le yang et la lune le yin. Et aussi, la pensée chinoise ne sépare jamais la considération du temps de celle de l'espace, et les termes yin et yang sont utilisés pour évoquer des images spatiales comme le ciel et la terre, le sud et le nord, l'est et l'ouest, ou adopter pour évoquer dans l'espace et le temps des éléments naturels entre lesquels le total se trouve décomposé. Le feu, l'eau, ou des phénomènes comme la pluie et la rosée, et surtout le pôle positif et le pôle négatif. Alors le pôle positif, c'est le yang, le pôle négatif, c'est le yin. Quand il s'agit du courant, du courant électrique, la conception du yin et du yang a joué un rôle très important dans l'établissement du système de pensée des Chinois. Sous ce système d'ensemble, deux aspects de la substance primordiale sont en alternance permanente. Son repos, le yin, passif, et son mouvement, le yang, actif. C'est cette alternance perpétuelle qui constitue l'univers. Le macrocosme et le microcosme, et en même temps le régit sans qu'on s'en aperçoive. Nous avons là une conception cosmogonique, et selon cette cosmogonie chinoise, le Tao en tant que principe agit en deux modes alternatifs yin et yang, qui à son tour concerte et s'harmonise tout l'idée de la loi universelle. Somme toute, c'est le Tao incarné dans l'alternance du yin et du yang qui produit comme par condensation le ciel et la terre, deux agents de la production de tous les êtres qui vont et viennent au fil d'une évolution circulaire, naissance, mort, renaissance, ainsi de suite. Remarquez qu'au fond de cette alternance, de ce roulement qu'est le Tao, se retrouve la notion de l'ordre naturel, de l'ordre total, qui domine l'univers, et que, tout en appliquant un concept de succession cyclique, le Tao fait montre de son pouvoir régulateur et de son action efficace. Le Tao est ainsi dans toute réalité, et usant de son pouvoir régulateur, il règle le rythme de l'espace-temps dans lequel toute réalité est définie par sa position, la position du temps. Je ne sais pas si vous avez lu par hasard le canon des mutations. Il y a plusieurs versions françaises qu'on pourrait trouver à Paris. Un classique chinois écrit à l'extrême fin du second millénaire avant notre ère. Eh bien, le canon des mutations a expliqué d'un point de vue mutationnel comment le Tao, constitué par l'alternance yin-yang, régit l'univers, comme le soulignait Confucius dans le Grand Commentaire. Le maître dit, le canon des mutations, à quoi sert-il? Il ouvre l'existence, achève les affaires, couvre les voies du monde entier, cela c'est tout. On aurait intérêt à lire un autre grand classique, le livre du Tao et de sa vertu, dont l'auteur est Lao Tzu, un autre grand philosophe chinois,
né avant Confucius, un contemporain de Confucius, mais déjà son aîné d'une vingtaine d'années, puisqu'on dit qu'il a vécu entre 570 et 490 avant Jésus-Christ. Selon une légende populaire, Lao Tzu aurait disparu vers l'ouest à l'âge de 200 ans pour devenir immortel dans le Tao. Et en partant vers l'ouest, il aurait laissé au gardien de la passe Hangu son livre du Tao. C'est le livre que nous trouvons maintenant, traduit en presque toutes les langues étrangères. Le livre du Tao et de sa vertu, connu sous son nom posthume Lao Tzu, est considéré comme la Bible du taoïsme. Hier, M. Jean Daniel a parlé de la civilisation confucéenne, mais je crois que la civilisation confucéenne s'est inspirée du taoïsme. Parce que pour Confucius, le principe de sa doctrine, c'est aussi le Tao. Et puis il y a un autre grand philosophe chinois qui s'appelle Zhuang Zi, philosophe taoïste qui vivait à la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ. Il rapportait que Confucius avait rendu visite à Lao Tzu dans sa retraite et qu'il l'avait trouvé si élevé spirituellement qu'en le quittant, il le comparait à un dragon. Confucius disait que Lao Tzu c'était un dragon, dont l'esprit était enfin, si élevé. Le livre du Tao et de sa vertu ne compte que 5000 caractères chinois. C'est un tout petit livre. Mais il livre aux gens le secret de vivre en parfaite union avec la nature. Je pense à la vision de la vie des Indiens en Amérique. Eh bien, dans le livre du Tao et de sa vertu, on dit « De ciel et terre en harmonie tomberait une douce rosée, le peuple, sans contrainte aucune, de lui-même se rangerait. » Le Tao est, selon Lao Tzu, l'harmonie du yin et du yang. La cosmogonie chinoise est une vision universelle et sa doctrine gouvernementale laozéenne en découle, a comme idée directrice que l'homme participant à l'ordre universel, l'ordre social, et l'ordre social doit se modeler sur l'ordre cosmique. Donc sur l'ordre naturel de toutes choses réparties en deux catégories, faste et néfaste, dont l'alternance forme une parfaite harmonie. Ce principe du bon gouvernement nous permet de rattacher au sens premier du mot Tao sa signification de pouvoir régulateur et d'ordre efficace dans les sciences sociales. Sur ce plan-là, le Tao se révèle comme un système d'interprétation du cosmos et en même temps un moyen de domination du monde humain. Par conséquent, le mauvais gouvernement est une perturbation du monde tant matériel que moral, qui trouble l'harmonie et qui, par là, amène les antagonismes. Et si je dis que le Tao est l'ordre efficace qui domine et que cet art dit total, l'ordre total, permet à un pouvoir de régenter la cité, c'est que dans la théorie du Tao, l'idée d'alternance l'emporte sur la notion d'opposition et que l'action concertante tire sa valeur d'un sentiment de l'unité communielle et, si on veut, du total. Ainsi, un vif désir de cohésion l'emporte sur les oppositions sociales, les concurrences dans la vie et les isolements individuels pour atteindre à une organisation plus complexe mais harmonieuse de la société. Hier, j'ai posé une question à M. Jean Daniel pour dire est-ce qu'il trouve que la civilisation chinoise, confucéenne ou taoïste, est l'opposé de la civilisation occidentale.
Et Jean-Daniel a dit que enfin, le marxisme a atteint la civilisation chinoise, enfin, c'est ce qu'a fait Mao, surtout pendant la révolution culturelle. Et parce que Mao, il déclarait ceci, c'est une joie immense de lutter contre le ciel, contre la terre et contre les hommes. Et il a fait la révolution culturelle dont vous connaissez les graves conséquences. Les persécutions, selon l'ancien secrétaire général du Parti communiste chinois, Zhu Zhaopan, ont atteint des millions et des millions d'hommes en Chine. Alors, je crois que Mao a atteint la pensée traditionnelle chinoise. L'harmonie sociale entraîne avec la grande paix un parfait équilibre du macrocosme et cet équilibre se reflète dans l'organisation de tous les microcosmes. Cela nécessite que le peuple lui-même doit être conduit vers un état d'innocence où il vivra en harmonie avec le Tao originel. Concrètement, l'homme en tant qu'individu doit non seulement vivre en union intime avec la nature, c'est-à-dire, il lui faut régler la vie en accord avec le Tao céleste, mais aussi harmoniser ses passions en se tenant toujours au juste milieu, au milieu juste. Voire se libérer de tout désir, comme de tout esprit de rivalité, ainsi que le prêchent les taoïstes dans leur religion. Il est clair que l'amour universel est une notion centrale de cette philosophie chinoise traditionnelle. Les hommes doivent aimer les uns les autres parce que faire le bien autour de soi est conforme à la loi morale. Et donc la société chinoise traditionnelle exclut de toute idée de rivalité et de concurrence. Et je pense à l'article de monsieur du professeur Vertigliani, le chiffre de la parole. Vous avez dit une cité sans hostilité. Je ne sais pas s'il y a une analogie dans votre thèse et celle de la philosophie chinoise. Ce qui est important là, c'est l'harmonie naturelle des intérêts parmi les hommes. À l'encontre de la société occidentale, la société chinoise traditionnelle était basée sur la non-concurrence, caractérisée par un profond unitarisme millénaire. Enfin, ce qui se passe, doit non seulement vivre en union intime avec la nature, c'est-à-dire il lui faut régler la vie en accord avec le Tao céleste, mais aussi harmoniser ses passions en se tenant toujours au juste milieu, au milieu juste. Voire se libérer de tout désir, comme de tout esprit de rivalité, ainsi que le prêchent les taoïstes dans leur religion. Il est clair que l'amour universel est une notion centrale de cette philosophie chinoise traditionnelle. Les hommes doivent aimer les uns les autres parce que faire le bien autour de soi est conforme à la loi morale. Et donc la société chinoise traditionnelle exclut de toute idée de rivalité et de concurrence. Et je pense à l'article de monsieur du professeur Vertigliani, le chiffre de la parole. Vous avez dit une cité sans hostilité. Je ne sais pas s'il y a une analogie dans votre thèse et celle de la philosophie chinoise. Ce qui est important là, c'est l'harmonie naturelle des intérêts parmi les hommes. À l'encontre de la société occidentale, la société chinoise traditionnelle était basée sur la non-concurrence, caractérisée
par un profond unitarisme millénaire. Enfin, ce qui se